e non vedeva l'ora di tornare a giocare di fronte al pubblico amico limolese, visto che le ultime due trasferte erano coincise con altrettante sconfitte nei derby, quelli con Forlì e Samaurese. È un limolese che, nonostante le tante assenze, parte a sprombattuto, va a segno con questo tap-in sotto misura di Belcastro, ma c'era offside sulla battuta precedente di Boccadamo. Eravamo al terzo minuto, ci spostiamo al 20° per vedere questa conclusione ancora di Belcastro che termina sul fondo. È un monologo inizialmente per i rossoblù in maglia rossa, per essere più precisi. Ci prova ancora il numero 8, conclusione out alla mezz'ora, prova ad affacciarsi in attacco anche la San Giovanni con il cross di Pellacani, il cross di Chernezzo e il colpo di testa che termina sul fondo di Jukic. Al 32° però c'è una combinazione splendida con il cross finale di Sereni e la deviazione vincente di Checchi. Spettacolare azione sugli sviluppi di un corner e di Molese che passa in vantaggio con tocchi tutti di prima, davvero un'azione da manuale del calcio che però non sblocca totalmente il match. Ci prova la San Giovanese con Bordo, para Gianmaria Rossi, poi al 44° Quadio sbaglia il rinvio, c'è Belcastro che sceglie la soluzione migliore, uno scavetto e c'è il miracolo di Valoriani per salvare la propria porta. Un intervento splendido per il portiere della San Giovannese. Ci spostiamo così nel corso dei secondi 45 minuti, c'è un contropiede per Limolese al quinto, innescato da Carraro, il velo di Valentini, c'è la possibilità di concludere per Belcastro che alza troppo la mira. Gol sbagliato, gol subito, ribaltamento di fronte, Chernezzo affrontato da Checchi, mette al centro un cross, l'inserimento da parte di Nannini che sbuca praticamente dal nulla e approfitta così del buco della difesa del Limolese per siglare l'1-1. Andiamo con le immagini al 21°, Limolese accusa il colpo, la San Giovannese prova addirittura a cercare il colpaccio, ci prova con Chernezzo alto per quanto riguarda la sua conclusione, poi ancora Jukic che scarica per Lunghi, altra battuta che termina sul fondo. È un Limolese che torna ad affacciarsi in attacco solo nella finale di gara, ci prova con Belcastro, completamente sbagliata la sua conclusione al 38° minuto. 60 secondi più tardi è il solito Belcastro che cerca un altro scavetto, questa volta però è del tutto impreciso. Rimessa laterale che si trasforma in un assist per Belcastro, il suo colpo di testa che va a sfiorare il palo alla destra di Valoriani. Ultime chance per Limolese, c'è un altro gol che però viene annullato, questa volta Franchini, ancora per offside, Limolese che così rischia di incassare un'ultima beffa, un contropiede che lancia in area di rigore Lorenzo Bindi affrontato, alla fine cade pesantemente al suolo nel contrasto con Galanti, ma vede bene il direttore di gara, è simulazione, arriva il giallo per lui, ma nel frattempo scade anche il tempo di recupero. Intanto vediamo proprio il replay che fa totale chiarezza su questo episodio. C'era la simulazione del giocatore della San Giovannese, ma intanto, come dicevamo, il match termina e termina con un pareggio per 1-1 appunto tra Limolese e San Giovannese.